Ciao ragazzi, benvenuti in un episodio di Cucina col Pazzo. Oggi facciamo il cheesecake al tiramisù. Ecco gli ingredienti: burro, uova, mascarpone, frollini al cacao, savoiardi, caffè, cacao, sambuca, zucchero. Eccoci, per prima cosa andiamo a fare la base del cheesecake. Andiamo a tritare, smussare i nostri frollini al cacao. Ecco, ora prendiamo il nostro biscotti, vedete se è diventata una poltiglia, una polvere, e la mettiamo nella ciotola. Ora, qui all'incirca sono 400 grammi, perché faccio due cheesecake, 400 grammi di frollini. Ora andiamo a prendere un etto di burro e lo andiamo a sciogliere, e dopo lo uniremo ai nostri biscotti. Ecco, ora prendiamo il nostro burro e lo andiamo a unire ai nostri biscotti e giriamo così che si indurisca. Poi, se vedete che è poco il burro, ne aggiungete un pochino, ci potete mettere anche un goccino di miele per non farlo troppo burroso. Ecco, quando abbiamo raggiunto questa consistenza, prendiamo la nostra tortiera con la cerniera, andiamo a mettere il nostro composto e formeremo la base. Poi, quando sarà pronta, andiamo a lasciare riposare un attimo il frigo. Ora andiamo a fare la base del nostro tiramisù. Allora, useremo 5 rossi per mezzo chilo di mascarpone. In questo caso, questa volta il bianco non lo usiamo, useremo solo il rosso e metteremo un cucchiaio di zucchero ogni uovo più due cu più cucchiaio in più. E ti ricordi come quando ci vedevamo, ci picchiavamo. Solamente che ti amo. Cade la pioggia e tutto cala. Le mie stesse ossa, cade la pioggia e scivola l'acqua sporca. A te che importa poi, se penso di se vuoi, questa mia stessa pioggia sporca. Mia che serve lontano in silenzio guardare la nostra passione che muore in un andore, non so chi sei. Ora andiamo a montare bene lo zucchero con l'uovo. Ecco, quando il nostro zucchero rosso è montato così, andiamo a unire il mascarpone. Ecco, ora uniamo il nostro mascarpone e li faremo girare un bel po'.
Mi raccomando, il mascarpone, levatelo dal frigo solamente quando iniziate a fare il composto, non tanto prima. E poi andiamo a girare. Ecco, la crema al mascarpone è pronta. Andiamo a mettere la sambuca nel nostro caffè. Poi prendiamo la nostra crema e facciamo subito uno strato. Mettiamo un po' di nostra crema. E andiamo a spargere tutta. E poi dopo andremo a mettere i nostri savoiardi. Mi ritrovai per una selva scura e avevo perso ancora via. Ora, andiamo a mettere i nostri savoiardi inzuppati nel caffè. Siamo. Faremo uno strato pieno e poi ce ne andiamo a rimettere la nostra crema. Come si nostri savoiardi andiamo a completare con l'ultimo strato di crema. Appena fatto, ci mettiamo il cacao e lo mettiamo subito in frigo. Mi raccomando, quando lo servite potete anche passarlo qualche 2 minuti in congelatore. E prima di levarlo dalla teglia, vi consiglio di passarci un coltellino, una spatolina intorno al bordo per staccarlo. Guarda cacao. Scende il cacao, ma che fa? Crolla il mondo attorno a me, per amore sto morendo. Ed ecco a voi il mio cheesecake al tiramisù.